Al triplice fischio di chiusura del signor Paolo Miazzini della sezione di Prato esplode il comunale di Badia Alpino e per i festeggiamenti la squadra coinvolge tutto Tegoletti. I giocatori vanno a festeggiare per le strade e la formazione allenata da mister Domenico Avantari in questo modo chiude la stagione in prima posizione nel girone N e dopo 3 anni ritorna in prima categoria. Un miracolo che porta i nomi dei tecnici Mimmo Avantari, Andrea Chianucci, Marco Santini, frutto di un lavoro importante dove il presidente Sergio Parigi, il vice Dino Bongi e tutto l'ambiente bianco-rosso ci ha creduto su questo gruppo sin dal primo giorno di preparazione. E come scrive sul suo profilo Facebook Gabriele Bacci, un'animazione incredibile perché è nato con il bianco-rosso sulla pelle. Promozione probabilmente resa ancora più emozionante per quell'ultimo punto per la matematica, arrivato solo all'85esimo quando Bongi ha messo a segno il suo 27esimo gol stagionale che vale il 3-2 definitivo nel confronto con il Trentola, che chiude una stagione straordinaria che ha visto i biancorossi sempre in prima posizione. Del resto Tegoleto è una piazza importante dove sulla panchina sono passati nomi illustri da Maurizio Sarri a Beppe Forasassi e gli anni illustri con la militanza nel campionato di eccellenza. Probabilmente la storia si ripete con in panchina Domenico Avantario, uno che il calcio lo mastica bene, visto quanto ha saputo fare da calciatore e sicuramente da allenatore ha tanta fama di emergere. A Tegoleto con il DS Andrea Chianucci e il preparatore dei portieri Luca Santini ha trovato l'equilibrio giusto per vivere questa stagione come una scommessa tutta da vivere e da vincere, e l'obiettivo è stato centrato. La palla ora ai dirigenti che sono al lavoro per potenziare il club e guardare alla prima categoria come un nuovo punto di partenza. Il gruppo ha saputo regalare questa soddisfazione, è ben quadrato in tutti i reparti e per alzare l'asticella delle ambizioni in attesa delle prossime mosse societarie, il tecnico Avantario e il DS Chianucci a breve scioglieranno il voto con la passeggiata da Tegoletto a Lignano a piedi.